Web Marketing 24. Consigli e idee sul marketing digitale e l'editoria online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati per una nuova puntata di Web Marketing 24. Io sono Giulio Gaudiano e prima di iniziare a parlare insieme di comunicazione online e di marketing digitale, voglio dare il mio grazie a coloro che seguono il podcast e a coloro che lo seguono tramite YouTube sulla pagina youtube.com/umediaweb e in particolare a Francesco Panaia che mi ha dato delle dritte su come ottimizzare l'audio. Quindi grazie a tutti e vi ricordo che il podcast può essere seguito tramite YouTube, tramite iTunes iscrivendosi al podcast e ricevendolo automaticamente sul vostro device, oppure tramite giuliogaudiano.com dove trovate ogni volta la trascrizione della puntata. Oggi parliamo di hashtag su Facebook e Twitter, che cosa sono e come funzionano. A Giulio, ma che cos'è questo hashtag? Allora, l'hashtag, o come direbbero i nostri amici di oltreoceano, hashtag, non è altro che una parola preceduta dal carattere cancelletto. Questo carattere fa sì che la parola venga identificata come parola chiave da chi legge e che quindi possa capire che il tag identifica l'argomento del contenuto. Ti sarà capitato di leggere su Twitter o su Facebook dei post che hanno all'interno parole con il cancelletto attaccato all'inizio della parola. Questi sono hashtag, né più né meno. Vabbè, ho capito, ma a che serve l'hashtag? Questa è una bella domanda, a che cosa serve? L'hashtag nasce come un fenomeno totalmente online sui social network perché alcune persone hanno cominciato a evidenziare, mettere in risalto attraverso il testo semplice alcune parole all'interno di ciò che scrivevano per far capire che quell'argomento era un argomento caldo. E Twitter, per primo, ha attivato le parole precedute da questo carattere e ha dato la possibilità a chi utilizza Twitter di esplorare l'argomento cliccando su quelle parole. Quindi chi scriveva i post su Twitter, non potendo inserire dei link ipertestuali, utilizzava il carattere cancelletto subito prima della parola per consentire una navigazione tematica associata all'argomento del post. Dopo Twitter, altri social network come Instagram o Facebook hanno attivato l'hashtag per permettere alle persone di utilizzarlo e quindi consentire una maggiore ricchezza nell'esperienza di navigazione. Gli hashtag sono stati utilizzati anche molto per legare il mondo online agli eventi fisici o agli eventi che per esempio in TV, quindi alcuni eventi, per esempio X Factor, hanno messo in evidenza durante la trasmissione l'hashtag della trasmissione dell'evento, dando la possibilità alle persone sui social media di scrivere a proposito di quell'evento e di seguire ciò che gli altri stavano scrivendo di quell'evento in tempo reale. Ora, la cosa particolare che si è verificata è che utilizzando degli hashtag all'interno dei post ci si è associati a delle discussioni popolari e quindi magari il tuo post su Twitter che hai 5 follower associato alla trasmissione X Factor è stato visto da 5.000 persone. Ah, vabbè, ho capito, però a me non interessa niente di X Factor o degli eventi, perché dovrei utilizzare l'hashtag? Te lo spiego subito. Alcuni furbetti nel campo del marketing hanno detto: se riesco ad avere più visibilità utilizzando un hashtag, allora inzepperò il mio post di hashtag in modo da avere la maggiore visibilità possibile sui miei post. Ed apparentemente il ragionamento non fa una piega. Il fatto è che sul web molte volte le furbate hanno le gambe corte e quindi utilizzare hashtag a sproposito o utilizzarli in maniera troppo intensiva ha fatto sì che, come ho letto in un articolo su Wired di poco tempo fa, gli hashtag in realtà non assicurano una maggiore visibilità ai post, anzi in alcuni casi possono penalizzare i post e quindi renderli meno visibili, soprattutto su Facebook. Ah vabbè Giulio, prima mi dici che l'hashtag è una cosa buona, poi mi dici che mi penalizza, ma insomma lo devo utilizzare o non lo devo utilizzare? La mia personalissima posizione è che l'hashtag si può utilizzare, ma deve essere utilizzato come tutte le cose cum grano salis, con intelligenza e moderazione. Allora ti do alcuni consigli per utilizzarlo in modo secondo me efficace. Il primo consiglio è: focalizzati e individua hashtag correlati al tema specifico di cui ti occupi. Giulio, ma come faccio a utilizzare gli hashtag correlati? Che c'è un elenco degli hashtag? Non esiste un elenco degli hashtag, però esistono dei trucchi per individuarli.
Prima di tutto potresti andare su Twitter e scrivere nella casellina in alto della ricerca, naturalmente preceduta dal carattere cancelletto, le parole chiave che hanno a che fare con la tua attività. Quindi ti occupi di vacanze al mare? Prova a scrivere cancelletto vacanze, cancelletto mare e così via. Usciranno i post di persone che hanno utilizzato quegli hashtag e vedrai, oltre a quell'hashtag lì, che avranno utilizzato anche altri hashtag all'interno del testo. In questo modo ti potrai fare un'idea e cominciare a raccogliere idee su quali hashtag sono più utilizzati o utilizzabili nella tua nicchia specifica di mercato. Dopo aver utilizzato Twitter Search, puoi individuare gli hashtag correlati utilizzando un servizio online, scrivendo su Google related hashtag oppure andando direttamente su hashtagify.me e visualizzando quali sono gli hashtag correlati. Tu ne inserirai uno e il servizio ti dirà quali sono gli hashtag più frequentemente utilizzati in relazione a quello che hai inserito. Il secondo consiglio che ti do è non esagerare. Inserisci all'interno dei tuoi post massimo 3 hashtag, perché inzepparle di hashtag alla fine non serve a niente, non è una strategia che ti porta vantaggio a lungo termine. Il terzo consiglio è privilegia la leggibilità dei post, quindi non creare post cercando forzatamente di utilizzare gli hashtag, ma soprattutto non utilizzare gli hashtag in maniera troppo intensiva all'interno del testo o come prima parola in apertura, perché molte persone che non conoscono cosa sono o come si utilizzano gli hashtag potrebbero essere infastidite e non riuscire a leggere le parole all'interno del tuo post, soprattutto se magari stanno consultando il tuo Twitter dal mobile mentre aspettano l'autobus e quindi sono in un contesto distrattivo. Puoi inserire gli hashtag tutti alla fine oppure li puoi inserire, va bene, all'interno del testo, ma non mettendone uno dopo l'altro, per esempio, quindi inserendoli con parole normali tra l'uno e l'altro, e comunque sempre tutti in minuscolo. Evita gli hashtag tutti maiuscolo perché risultano come un grido nell'orecchio, ed evita di cambiare tra maiuscolo e minuscolo perché inserirai un elemento in più di difficoltà per leggere il post che hai scritto. Il quarto e ultimo consiglio è non cambiare continuamente i tuoi hashtag. Individua quali sono, come abbiamo detto prima. Se vuoi anche creani di nuovi, crea un hashtag che non sono popolari ma che rispecchiano esattamente quello di cui ti occupi, la tua nicchia, e poi non cambiarli continuamente in modo da consentire a coloro che ti seguono di utilizzare l'hashtag che conoscono per trovare le altre cose che si dicono rispetto a quello che fai o le altre cose che si dicono rispetto al tema specifico. Per esempio, se vuoi trovare tutte le cose che vengono scritte da me o da altre persone sui social media su Web Marketing 24, dovrai semplicemente scrivere cancelletto Web Marketing 24. In questo modo vedrai tutto quello che viene scritto, i commenti, le nuove puntate, ti sarà semplice seguire questo tema particolare. Siamo arrivati alla fine, io ti ricordo che oltre all'hashtag dove vuoi puoi utilizzare la pagina facebook.com/Giulio Gaudiano per commentare e incontrare le altre persone che seguono Web Marketing 24 o che sono come me appassionati di web marketing e di editoria online. E se sei interessato in maniera particolare a uno dei link che abbiamo nominato durante questa puntata, non devi fare altro che andare su giuliogaudiano.com e lì trovi tutte le puntate di Web Marketing 24 con trascrizioni e link attivi. Infine ti voglio consigliare radiospeaker.it, che oltre a essere il portale di riferimento per chi lavora nel mondo della radio è anche partner di Web Marketing 24 e trasmette nella sua web radio tutti i giorni le nostre puntate. Un grazie speciale a Manuele Frau che si è occupato della parte tecnica e a te arrivederci alla prossima puntata. Web Marketing 24, consigli e idee sul marketing digitale e l'editoria online. A cura di Giulio Gaudiano.